milioni per L'Aquila per Natale, per il 19° elenco di contributi per finanziare i lavori privati. In questo 19° elenco dovrebbe esserci anche l'aggregato del Duomo di San Massimo, opera del valore di circa 35 milioni di euro e che non comprende però la cattedrale in sé, che andrà giudicata tramite un appalto pubblico con altri 10 milioni di euro, finanziati da CIPE. Un progetto che per ora si trova all'esame della sovrintendenza, che a giorni potrebbe però rilasciare il parere, definitivo, sia tecnico che economico. La commessa privata se l'è aggiudicata intanto il Consorzio Sant'Emidi, un'associazione temporanea di imprese, ATI, composta da SAC S.P.A., Costruzioni Iannini S.R.L. e DP Restauro S.R.L., che ha vinto la gara d'appalto privata lanciata sul quotidiano economico Il Sole 24 Ore dal Consorzio, in un clima però di polemiche che ricorderete a causa dei requisiti richiesti, tali da far fuori dalla corsa tutte le aziende locali. Operazioni che sono durate anni, sia per la contesa sulla natura di bene pubblico privato della Chiesa, con ingerenze della Curia, dei Vescovi abruzzesi, sul governo portate alla luce da inchieste giudiziarie, come è noto e tutto scritto, sia per l'impasse all'interno del consorzio stesso, con un rimpallo di responsabilità contro la stessa arcidiocesi. Così dunque dovrebbe terminare la questione e per riportare all'antico splendore anche il Duomo di San Massimo, che ormai giace abbandonato, come segnalano anche molti turisti, con le erbacce alte che crescono all'interno. 25 milioni di euro per i comuni abruzzesi alle prese con i problemi relativi al dissesto idrogeologico. Questa mattina il presidente della regione Luciano D'Alfonso ha illustrato la prima erogazione di risorse nell'ambito del piano operativo per aree tematiche del Ministero dell'Ambiente. Noi abbiamo assegnato ad oggi 175 milioni di euro e nelle prossime settimane altre 75 milioni di euro. C'è bisogno però che i piccoli comuni che sono stati indeboliti da riforme assurde oggi vengano aiutati ad avere la struttura tecnica per progettare e appaltare, che non è più scontato come era nel Novecento. Per cui mentre in passato la Regione si poteva limitare a rilevare i danni e a assegnare risorse finanziarie, adesso deve supportare i piccoli comuni nei processi amministrativi riguardanti la scelta del contraente, altrimenti queste risorse finiscono in ghiacciaia, dovendo anche su questo fronte aumentare il disbrigo di attività che per ordinamento non dovrebbero essere nostre, perché noi dovremmo agire con il genio civile in regime di emergenza, non in regime di prestazione ordinaria, di elaborazione progettuale o di scelta del contraente con la tenuta delle gare d'appalto. Però faremo anche questo per fare in modo che non si perda tempo. Il presidente, a margine della conferenza stampa, si è anche detto dispiaciuto delle dimissioni del premier Matteo Renzi. Mi dispiace molto, ma sono anche consapevole che alle prossime elezioni riavremo Matteo Renzi correre in lungo e largo in Abruzzo per sostenere i progetti e le ambizioni degli abruzzesi. Termina 1-1 al Gran Sasso d'Italia Italo a Concia tra l'Aquila Calcio e lo Sporting Trestina e sfuma la possibilità per il rossoblù di conquistare la testa della classifica. Una partita condotta in attacco per l'Aquila Calcio con almeno 10 nette occasioni da gol. La prima emozione arriva al sesto minuto su calcio di punizione battuto da Mininkleri che, di poco, non c'entra la porta di Matteo Vadi. Poi ancora il 17° con Russo, solo davanti al portiere, tira fuori. Al 20° è Capitan Lavista che calcia al volo, servito da Noman, ma il portiere intercetta. Dopo punizioni, calci d'angolo, pressioni, tiri a vuoto, al 47° arriva finalmente il gol dei padroni di casa con Ferdinando Sieno che sul rimpallo intercetta e tira una bordata dai 30 metri che gonfia l'angolo basso della rete di Vadi. Il secondo tempo riprende tirato e con l'Aquila che forza, creando moltissimo a centrocampo. Ma la Trestina si difende in modo ordinato e compatto, con la modifica dell'assetto, un 5-3-2. L'intuizione di mister Zampagna gli dà ragione. Sale Manuel Seleppico che all'11° sorprende la difesa dell'Aquila e gonfia la rete di Farroni. Il pareggio è una doccia fredda. Morgia rinforza l'attacco con l'entrata di Valenti, affila il tridente, ma il nuovo acquisto, Noman, fa difficoltà a entrare in partita, lisciando diversi palloni. Un blocco comprensibile per una partita d'esordio. Negli ultimi 20 minuti di gioco, l'Aquila non si risparmia un passo, pur di arrivare al secondo gol. Al 29° invece arriva l'espulsione dell'allenatore della Trestina. È così che mister Zampagna, protestando per un presunto fallo, torna anzitempo negli spogliatoi.
E ancora Russo che al 30° cerca il gol solo davanti al portiere, ma la palla è alta. Al 35° si vede Noman che in girata calcia, ma non c'entra la porta. La Trestina, sempre più chiusa e pericolosa sulle ripartenze, fa temere il peggio per l'Aquila con due azioni molto pericolose al 31° e al 34°. Neanche 5 minuti di recupero sono utili all'Aquila Calcio per la vittoria in una delle partite più giocate del campionato. Il primo pensiero di mister Morgia però negli spogliatoi è al rischio licenziamento dei lavoratori del call center dell'INPS, di cui ha indossato la maglietta di protesta per tutta la gara. Da parte mia, credo da parte della società, perché abbiamo accettato, c'è tutta la nostra solidarietà, la nostra vicinanza a tutti gli operai e alle loro famiglie. La partita, io non posso rimproverare niente ai miei giocatori se non quando diciamo più cattiveria, più cinismo, più alla fine abbiamo provato di tutto, abbiamo cambiato modo di giocare 3-4 volte. Credo che sia la squadra più forte che abbiamo incontrato e quella che ci ha messo più in difficoltà. Grossi palleggiatori, tecnica di base ottimale, quindi tempo di gioco molto più ristretto rispetto ad altri avversari. Noi dovevamo venire qui ad aspettare il loro gioco, non prendere le ripartenze, farle noi, concedere il meno possibile. Se c'è una squadra che doveva vincere è l'Aquila, però abbiamo fatto una grande battaglia, un grande applauso ai miei giocatori perché comunque se lo meritano. Un film già visto, quello andato di scena al Bernichi, con i giovani delle città di Castello che danno il 100% in campo e con l'Avezzano che raccoglie l'intera posta in palio. Senza storie, il risultato di 3-0 dell'Avezzano nei confronti della squadra di Silvano Fiorucci. La prima occasione della partita giunge al 6° minuto, punizione di Dida per il città di Castello che sorvola la traversa. Passano una manciata di minuti e l'Avezzano castiga i padroni di casa dagli 11 metri. Partita infatti in salita per gli uomini di Fiorucci al 13°, quando Dida atterra nel cuore dell'area di Genova e l'arbitro a campo, Radir Ercolano, indica il dischetto ed estrae il cartellino rosso per il giocatore biancorosso. Dagli 11 metri Leto spiazza Cosimetti e porta in vantaggio la formazione aquilana. Sotto di un gol e con un uomo in meno, il città di Castello subisce 2 minuti dopo anche il raddoppio. C'è ancora lo zampino di Leto che effettua dalla sinistra il tiro cross, Cosimetti non riesce a neutralizzare il pericolo e Marolda spedisce la palla in fondo al sacco per il 2-0 dell'Avezzano. Al 43° sfiora il tris l'Avezzano con un tiro di Serrago, respinge goffamente Cosimetti e Marolda cincischia da 2 passi. La ripresa si riaccende al 4° con una verticalizzazione di Deramo per Marolda che a tu per tu con Cosimetti non riesce a concretizzare, l'azione sfuma. Al 22° ci prova il città di Castello con un'azione che culmina con un tiro dalla distanza di Broccatelli da poco entrato, ma Lewandowski argina il pericolo. Al 27° città di Castello che potrebbe raddrizzare la partita sugli sviluppi di un calcio piazzato di Macagno, Lewandowski non trattiene la palla e Diego Calderini non riesce ad approfittarne da 2 passi. Ma al 33° mette i lucchetti al risultato l'Avezzano con Serrago che non perdona Cosimetti e realizza il tris bianco-verde. Risultato in cassaforte e Avezzano che batte città di Castello al Bernicchi per 3-0. Sicuramente l'espulsione sul rigore, vorrei rivederlo, e il 2-1 mancato, però ripeto l'ennesima storia. In 11 contro 10 questi hanno dato tutto quello che avevano, sono stati in gara fino alla fine, combattuto e gli altri hanno vinto. Da dove riparte mister alla luce di questa prestazione anche in vista di dicembre e del nuovo anno? Ma da far crescere tutti questi ragazzi, tutti quanti, per migliorare, ripeto, se migliorare possa bastare adesso come adesso non lo so, certamente stanno dando di tutto e di più. Ripeto, un gruppo di ragazzi che in 10 contro 11 ha dato filo da torcere notevole all'Avezzano, che basta solo ricordare il numero 9 loro, Marolda, con 300-400 partite in Serie B. Quindi partita non facile, perché poi il risultato a volte dà l'impressione che ci sia stata facilitata da parte nostra, no? Però poi è stata una partita molto combattuta, sicuramente il rigore e l'espulsione hanno condizionato la prestazione del città di Castello, che va dato onore perché è una squadra che ha lottato fino alla fine, che ha cercato di fare poi il secondo tempo la partita, però 10 contro 11 poi diventava difficile.